Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nostri video caricati. Oggi ci occuperemo di analizzare il nuovo plugin di Brainworks distribuito dal Plugin Alliance chiamato Bix Console E, ossia una nuovissima emulazione della console SSL, sia la versione E sia la versione G, come vedremo più avanti. La caratteristica fondamentale di questa nuova emulazione non è soltanto quella di possedere le varie parti della channel strip, ma anche quella di emulare elettricamente il comportamento dei differenti canali con la possibilità di variare non soltanto il modello della console emulata, ma anche la taratura dei componenti al suo interno. Ma veniamo subito all'esplorazione dell'interfaccia grafica. Nella parte iniziale troveremo i filtri di passa alto e passa basso e la possibilità di linkarli a un sidechain, la sezione di compressione expander gate che troviamo collegata in una parte a sé stante e modificabile attraverso questo pulsante che la switcha tra la versione della console E e la versione della console G più famosa. Ricordiamo che le caratteristiche sono leggermente diverse, quindi la console G sarebbe quella più utilizzata negli anni 80, è leggermente più dura e più chirurgica rispetto alla console E. La sezione di compressione, oltre ad avere i normali controlli di ratio, threshold e release, possiede una possibilità di mix e quindi l'utilizzo in modalità parallela, mentre con il pulsante link riusciamo ad creare una compressione stereo sul bus o sui bus coinvolti. Il controllo di high pass filter viene aggiustato attraverso questo piccolo trimmer, come anche la percentuale di release. Nella sezione expander troviamo il pulsante gate expander che ci permette di attivare questa funzione history ereditata dalle console NIV e che regola un rapporto tra threshold e release. Il compressore può essere attivato attraverso questo pulsante e vi ricordo la possibilità di scegliere tra l'emulazione del compressore modello G e modello E. Anche in questo caso accetta dei controlli di sidechain esterni attraverso il pulsante key. La sezione equalizzatore possiede anch'essa delle caratteristiche uniche. Attraverso il classico cambiamento tra shelf e bell per la possibilità di lavorare con la campanatura o la possibilità di lavorare con uno shelf, divisa in frequenze alte, medio-basse e basse. L'equalizzatore può essere switchato anch'esso tra modello E e modello G attraverso questo pulsante che ne regola la differente parte dedicata ai bassi. Anche l'equalizzatore può essere inserito in un sidechain esterno e modificato per poter entrare in modalità pre-compressione. Nella parte destra troviamo invece una sezione dedicata all'emulazione hardware vera e propria, per cui oltre al pulsante di inversione di fase e mute del canale possiamo trovare una versione di emulazione più chirurgica, quindi digitale, o rimanere in modalità analogica. In questo caso, attraverso il V-Gain, possiamo regolare la soglia di rumore che crea il canale analogico. Vi ricordo che la console SSL originale possiede una soglia di rumore sui meno 90 dB, quindi in questa modalità rimane fedele alla versione originale. Il potenziometro di trimmer riguardante il volume in ingresso può essere accentuato o diminuito per un'ottimizzazione del gain staging. La sezione qui che contiene i numeri dei canali emula i differenti canali, quindi in realtà il plugin è studiato per avere delle caratteristiche uniche, quindi delle colorazioni leggermente diverse per ogni canale selezionato. In questo modo avremo un'emulazione analogica più fedele e meno digitale. In questo caso possiamo scegliere di utilizzare dei canali conseguenti e qualora lo aprissimo, come nel nostro esempio, su tutti i canali del mixer, oppure selezionare All, che ci permette di randomizzare questo comportamento su tutte le istanze del plugin aperto all'interno della song. Infine troviamo il fader di uscita del nostro channel strip. In questo tutorial ho aperto il plugin su ogni canale presente nella song. In questo momento infatti ho 47 istanze aperte, compresa anche quella del master, che diventa quindi 48, senza appesantire ulteriormente il processing della song. Vediamo infatti, cliccando sulla performance view, avremo infatti la visualizzazione completa dello stress che la CPU sta subendo per aver utilizzato il console E su ogni singolo canale. In realtà
è abbastanza bassa, quindi abbiamo un incremento del 20% circa rispetto al 4% normalmente utilizzato per processare la song senza i plugin. Ritorniamo alla nostra emulazione ed analizziamo quello che succede mandando in play la song. Ovviamente cliccando su ogni singolo canale avremo la possibilità di vedere i singoli channel strips. Ogni channel strips ha ovviamente la caratteristica di poter caricare al suo interno dei preset già pronti e per l'utilizzo, oltre a quello di poterne creare dei nostri. In questo momento sto utilizzando i preset della casa. La voce, ad esempio, ha bisogno di un certo scurimento. Selezioniamo la frequenza più alta. Tagliamo un po'. Diamo un po' di gain. Aumentiamo la compressione sulla voce. E togliamo un po' di basso in modalità G. Ammorbidiamo le alte. Guadagniamo il gain perso in compressione. L'emulazione è abbastanza fedele all'originale, essendo abituato ad utilizzare la console SSL G. Con qualche lievissima differenza sull'equalizzatore, ma estremamente utile. Togliamo un po' di harshing. Stringiamo la campana. Sentiamo con. Okay. Restituiamo un po' di meglio. Nella modalità Master Bass ho utilizzato una versione parallela. Togliamolo. Sentiamo subito come il segnale stereo viene restituito alla dinamica e come si abbia una certa compressione tipica dell'SSL, lo famoso smashing che sentiamo utilizzando questo tipo di compressione. Diminuiamola un pochino.
Il brano è più lento, quindi possiamo allungare leggermente la release e guadagnare sul gain in uscita. Sentiamo senza. Andiamo bassi. Ok, così possiamo sentire l'effetto vero e proprio. Una compressione migliore sul segnale stereo. Vi consiglio sempre di ascoltare i miei tutorial in cuffia, perché i dettagli spesso sfuggono all'ascolto dagli speakers, e vi consiglio ovviamente di utilizzare delle buone cuffie. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice e professionale. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!